Non ci sono solo il problema dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ordinanza di smog del sindaco Torquato a tenere banco nella città di Nocera Inferiore. Bisogna alzare la voce e tenere duro per garantire una sanità migliore e salvaguardare le attività dell'ospedale Umberto I, sottolineano infatti i rappresentanti politici nocerini. L'incontro della Commissione Sanità Comunale ha fatto emergere quello che già si sapeva da tempo: perdere il DEA di secondo livello a Nocera sta comportando una serie di ritardi e carenze con nosocomio dal personale sottorganico e disservizi evidenziati anche da numerose lamentele che quotidianamente affollano giornali, siti web e TV locali. È un incontro importante anche perché è aperto ad una socialità diffusa, alle professionalità che ovviamente segnalano la necessità di una struttura ospedaliera che abbia la dotazione del personale e l'attenzione che merita, perché l'ospedale Umberto I per noi è l'ospedale di una comunità molto vasta. Per mantenere la qualità del servizio e per mantenere anche la garanzia del servizio prestato è necessario che ci sia anche la dotazione organica indispensabile per poter far funzionare bene un ospedale. Ci avevano raccontato che questa storia del DEA di secondo livello era una storia soltanto formale, era una battaglia che era inutile da fare perché il presidente De Luca ci aveva detto che comunque non cambiava niente. Stiamo vedendo i risultati, stiamo vedendo i segnali. Evidentemente questa battaglia del DEA di secondo livello forse era essenziale per mantenere anche alta la voce e mantenere alta la pressione per fare dell'Umberto I una struttura più organizzata, più efficiente e ancora con il personale dovuto. Io mi auguro che ci sia questa attenzione nei confronti di questa struttura ospedaliera e che si tenga conto di queste aspettative, che sono le aspettative non della politica o dei colori della politica, ma di una comunità di cittadini.